What's up guys, sono Thunder e benvenuti in questo nuovo video informativo. Oggi parliamo di The Promised Neverland, uno dei manga della nota rivista Weekly Shonen Jump che ha riscosso più successo negli ultimi anni, con ben 4,2 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Di genere shonen, mistero, horror, sci-fi, la storia narra di tre ragazzini, Emma, Ray e Norman, che all'età di circa 12 anni vengono adottati da un orfanotrofio, la Gracefield House. La vita non potrebbe essere migliore per gli orfani e ovviamente, non avendo genitori, una mamma si prende cura di loro. Nelle loro vite quotidiane implicano test molto complessi, ma in seguito gli è anche permesso di giocare fuori e di avere del tempo libero. C'è solo una regola a cui devono obbedire, ovvero non lasciare per nessun motivo al mondo l'orfanotrofio. Un giorno però Emma e Norman si avventurano oltre il cancello e scoprono l'orribile realtà dietro la loro intera esistenza. Gli orfani sono tutti una sorta di bestiame e l'orfanotrofio è una specie di fattoria dove coltivare il cibo per una misteriosa razza di demoni. Questi ultimi si cibano di cervelli umani e sostanzialmente più un cervello è colto più è gustoso. Ai protagonisti rimangono solo pochi mesi per ideare un piano di fuga e per modificare il loro destino oramai già scritto. Ragazzi, questa era brevemente la trama. Adesso parliamo però del succo del video, ovvero una conferma della stagione animata inerente al famoso manga. Infatti quest'ultima sarà esclusivamente disponibile a partire da gennaio 2019 e sarà prodotta dallo studio Cloverworks, ma non si sa ancora il numero effettivo di episodi che verranno trasmessi. La serie verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video in Giappone e al momento non vi sono informazioni relative ad una pubblicazione italiana dell'anime, ma sicuramente quest'ultimo verrà diffuso anche sulle piattaforme italiane di streaming. Ragazzi, il video può finire qua. Spero che le informazioni di oggi vi siano ritornate utili. Io vi ricordo come sempre di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale. Da tanto è tutto, bella!